ragazze, eccomi tornata in un nuovo video. Finalmente riesco a registrare il video sui miei regali di Natale. Volevo caricare questo video prima della fine dell'anno, ma non sono riuscita perché noi festeggiamo tutte le feste, ovvero il 24 dicembre, la vigilia di Natale, festeggiamo ovviamente il giorno di Natale, Santo Stefano, poi il 31 dicembre, ovvero l'ultimo dell'anno, ma anche il 1 gennaio, quindi è il primo giorno nell'anno nuovo, festeggiamo sempre con tutta la famiglia, quindi non sono riuscita a registrare questo video prima della fine dell'anno e quindi lo carico soltanto adesso, ma va bene lo stesso. E partiamo subito, vi mostro tutte le cosine che ho ricevuto io che ho scartato il giorno di Natale. Parto da Tezenis, ho ricevuto veramente tantissime cose per quanto riguarda l'intimo e il primo è stato questo reggiseno tutto nero. Io utilizzo veramente tantissimo i reggiseni neri e utilizzo tanto quelli di Tezenis, mi piacciono molto perché secondo me sono veramente di ottima qualità, hanno un buon prezzo e sono fatti molto molto bene. Quindi quando devo acquistare un nuovo reggiseno vado sempre, quasi sempre, da Tezenis e sono stata contenta quindi di averlo ricevuto. Il primo appunto questo tutto nero con la lavorazione in pizzo, questo mi mancava, questo modello, sono leggermente, è leggermente imbottito e questo è il primo e lo utilizzerò sicuramente adesso perché non ho ancora utilizzato niente, perché volevo mostrarvi i regali ancora tutti belli confezionati, ancora intatti, quindi ancora non ho utilizzato niente ma non vedo l'ora di andare a togliere tutti i cartellini e iniziare ad utilizzare tutte queste cose. L'unica cosa che ho utilizzato ve la faccio vedere dopo, quella sì, non ho potuto resistere, l'ho messa già il giorno di Natale. Poi un altro reggiseno è stato questo, sempre di Tezenis. Questo è molto particolare perché ha lo scollo a cuore, è un reggiseno un pochettino più alto, resta un attimo più alto, e la scollatura a cuore mi piace tantissimo anche nei vestitini. È tutto nero ma con dei glitter argento, non so se si vedono, sono molto molto belli, è proprio un perfetto mood natalizio. Anche questo ovviamente nero, dietro la fascia è un pochettino più larga rispetto a questo che è il classico reggiseno che propone Tezenis, e il bello di questo reggiseno è che si possono togliere gli spallini, quindi ho intenzione di utilizzarlo con quelle magliette che hanno una bella scollatura pronunciata oppure che hanno la parte alta velata, quindi leggermente trasparente, e quindi sta bene un reggiseno senza spalline eccetera. E quindi questo sicuramente lo utilizzerò sotto tutte quelle magliette, quei body che acquisto spesso da Bershka, da Zara, e che con i lacetti sotto insomma non stanno bene, quindi sono da togliere. Finalmente insomma è arrivato anche il reggiseno senza spalline, perché solitamente li trovo sempre tutti con le spalline, insomma che le spalline non si possono togliere, mentre invece questo ha la possibilità di toglierle e quindi è perfetto da indossare con quei tipi di body, insomma di quelle magliettine. Il terzo e ultimo reggiseno che ho ricevuto è stato questo, anche questo di Tezenis, tutto rosso, e appena l'ho visto sono stata molto contenta perché il reggiseno rosso mi mancava, proprio non ne avevo neanche uno. Solitamente, come dicevo prima, acquisto o i reggiseni neri o comunque colori neutri, e io rosso non so perché ma non l'avevo mai acquistato. Tra l'altro questo colore è anche perfetto da indossare il 31 dicembre per festeggiare la fine dell'anno. Però appunto non l'ho indossato perché volevo farvi vedere tutto ancora intatto, ancora perfetto. Comunque questo è appunto tutto rosso con questa lavorazione ricamata sul davanti e poi è tutta così leggermente trasparente. Qua gli spallini non si possono togliere e in abbinato al reggiseno ci sono anche le sue mutandine, questi slip. Ovviamente anche questi, tutti rossi, la parte davanti è leggermente trasparente con tutte queste pagliette, queste applicazioni argentate applicate sopra, mentre nella parte dietro invece è fatta in questo modo con questo mega fiocchetto rosso, e poi sotto il fiocchettino non so se si vede ma c'è un altro fiocchettino, è fatto a forma di ciondolino con un brillantino. Anche queste sono veramente molto molto belle. Sono stata contenta di aver ricevuto un completino rosso perché appunto mi mancava. Di Calzedonia invece ho ricevuto due paia di calze. Queste sono delle calze maglia nere, tutte nere con questi piccoli glitter argentati. Non so se si vedono. Aspettate che li apro. Vediamo. Allora, hanno appunto, sono tutte nere con i glitter argento e poi ci sono, vediamo se riesco a farvi vedere, e poi ci sono i pois, non so se si vede, comunque ci sono i pois neri e poi su sfondo nero con i glitter argento, sono veramente bellissime e non vedo l'ora di indossarle. Tra l'altro adesso che ci faccio caso stavo notando che sono molto simili alla maglietta che sto indossando di Zara con tutti i pois neri e i glitter argentati, sono proprio molto molto simili.
E poi, sempre di Calzedonia, ho ricevuto queste calzine, queste delle calzine corte, tutte nere, ma la particolarità che hanno è di avere il fiocchetto di raso sulla parte dietro della caviglia. Sono veramente bellissime, sono stata contentissima di averle ricevute, le avevo viste girare un sacco in varie foto su Instagram, così, però io non le avevo mai acquistate e sono stata veramente troppo troppo contenta di averle ricevute. Nere, un classico, si abbinano con tutto e non vedo l'ora anche questa di utilizzarle. Poi ho ricevuto dei pigiami di Oysho. Solitamente quasi tutti gli anni a Natale ricevo almeno un pigiamino come regalo. Il primo è questo, tutto bianco con i cuoricini grigi con i glitter argentati. Questo è in taglia S, è veramente molto molto carino. E i pantaloni sono fatti nello stesso identico modo, ovvero anche questi tutti bianchi con i cuoricini argentati, sempre anche questi con i glitter. Sul fondo hanno l'elastico alla caviglia, però sono dei pantaloni che restano comunque molto molto morbidi e super comodi per stare in casa. Io adoro questi pigiamini coccolosi, morbidosi, molto molto comodi. Quindi il primo modello è questo. L'altro invece, che forse mi piace un po' di più, è questo. Tutto bianco con gli occhietti e sotto tutte le stelline, insomma, delle ciglia fatte a forma di stelline, gli occhi chiusi, bellissimo anche questo. Così. Mentre invece i pantaloni sono diversi perché sono tutti grigi, con l'elastico in vita, il nastrino per fare il fiocchetto, e poi hanno tutte queste stelline disegnate sopra, delle stelline argentate e dorate, sempre glitterate anche queste. E anche qua c'è l'elastico alle caviglie per tenere, insomma, sulla caviglia il pantalone un pochettino, il pigiama un pochettino più stretto, mentre invece per il sul resto della gamba un pochettino un po' più morbido. Anche questo mi piace tantissimo, forse, anzi senza forse, tra i due questo lo preferisco, mi piace molto di più. Sempre per stare in tema, quindi, per quanto riguarda le cose da casa da indossare per stare belle belle comode al calduccio in casa, non posso che non mostrarvi queste pantofoline. Queste sono di Minnie, sono delle pantofole con la faccia di Minnie, come potete vedere sono state acquistate da Primark, sono veramente caldissime, morbidissime, super 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 comode. Sono appunto delle ciabattine, no? Quindi non sono le classiche papucce completamente chiuse, ma sono delle ciabattine con la faccina gigante, la facciona di Minnie, veramente grandissima, fatta molto molto bene con il fiocchettino rosa. Tengono veramente caldissimo, sono morbidissime, comodissime, fantastiche, veramente fantastiche. Per quanto riguarda invece la categoria beauty, ho ricevuto questa confezione di Pupa. Questa è una piccola, è un piccolo contenitore a forma di gattino con all'interno tre prodotti, tre balsami per labbra. La confezione è questa, è veramente piccolina, quindi si può tranquillamente inserire anche in borsetta da tenere sempre con sé, da portare sempre in giro, perché è veramente molto piccola, quindi super pratica. A forma di gattino, con gli occhietti del gattino. E all'interno ci sono appunto tre prodotti labbra, sono tre lip balm in tre colorazioni differenti, bianca, arancione e rossa, ma poi in realtà sulle labbra non hanno troppa colorazione. Il profumo è abbastanza delicato, però si sente che è un profumo dolce e quindi mi piace veramente molto. Sapete quanto io amo le profumazioni dolci. Sempre restando in tema beauty, ho ricevuto questa scatolina di Mercy Andy, tra l'altro la confezione è veramente molto molto carina. Questa è un'edizione limitata che hanno fatto per il periodo di Natale. C'è all'interno un igienizzante per mani, che è questo, e poi questa invece che è una crema mani al profumo di fiori. Tra l'altro la confezione è veramente carinissima, guardate, curata nei minimi dettagli, anche le scritte dietro sono veramente, mi piacciono molto i font, è fatta veramente benissimo questa confezione, questo pacchettino regalo. E appunto all'interno si presenta in questo modo. Ancora non le avevo aperte, quindi vediamo un po' la profumazione com'è. Allora, tra l'altro anche questi igienizzanti sono perfetti da portare in borsetta, perché come potete vedere sono veramente piccolini, molto pratici, quindi perfetti da inserire nella vostra borsa. Buono, il profumo è veramente molto molto buono, quindi presumo che anche il profumo della crema mani sia lo stesso. Ah, è chiusa, ok, quindi questa non la vado ad aprire. C'è ancora il tappino che sigilla, quindi non vado ad aprire la crema subito. Comunque, questa è la prima cosina di Mercy Andy. Poi ho ricevuto altri due igienizzanti mani. Questo l'ho già utilizzato, l'ho già inserito in borsetta perché il profumo è veramente buonissimo. Questo è il profumo di cocco e sulle mani lascia questa profumazione veramente fantastica.
ed è comodo da, appunto, da portare, da tenere in borsa, perché quando si ha bisogno di pulire le mani, questo è veramente troppo troppo comodo. E il profumo è veramente buonissimo, sa di cocco e profuma di cocco, la profumazione è molto molto buona. Questo infatti l'ho già utilizzato. E poi quest'altro che è sempre un igienizzante mani, questo è il profumo di vaniglia nera. E anche questo veramente molto molto buono, molto dolce. Anche la confezione, il pack, è veramente delizioso. È piccolino ma curato veramente nei minimi dettagli. E all'interno di questi igienizzanti mani ci sono 30 ml di prodotto. Io già appunto sto utilizzando già da un po' di giorni questo di profumo di cocco, che è veramente buonissimo, quindi non vedo l'ora di iniziare ad utilizzare anche le altre profumazioni. Poi, sempre restando in tema beauty, ho ricevuto anche questa confezione, questo set natalizio, anche questa confezione veramente deliziosa di Douglas. All'interno di questa confezione regalo ci sono altre 3 creme mani, quindi ho fatto veramente scorta quest'anno a Natale per quanto riguarda le creme per le mani. La prima, questa marrone, è al profumo di cioccolato. La seconda, questa invece fucsia, è al profumo di macarons ai lamponi. Mentre invece l'ultima è al profumo di mela caramellata. E adesso, a leggere tutti questi nomi, voglio assolutamente sentire anche le profumazioni. Quindi andiamo ad aprirla. Ok. Allora, ci sono anche qua 30 ml di prodotto per ogni singola crema mani. No, l'ho rotta, no, ho rotto la scatolina, mannaggia, era veramente deliziosa. Comunque, queste sono le 3 creme mani. Allora, la prima al cioccolato, vediamo. Oddio, cioccolato puro, buonissima, sa proprio di cioccolata calda. Mamma mia, troppo, troppo, troppo buona. Poi, quella al profumo di macarons ai lamponi, vediamo. Sa tantissimo di lampone, cioè la profumazione, le profumazioni sono veramente fortissime, non è leggermente lieve e delicata, no, assolutamente, è veramente una profumazione molto molto intensa, molto forte, quindi mi piace. E l'ultima, il profumo di mela caramellata, si sente un po' meno qua, no, ok, è arrivato adesso il profumo, buonissima anche questa, io non vedo l'ora di iniziare ad utilizzarle, le profumazioni sono veramente molto molto buone, e anche il pack, la confezione è veramente deliziosa. Sempre di Douglas ho ricevuto anche questa pallina natalizia, perfetta anche da appendere all'albero perché c'è questo nastrino. Questo è un beauty set alla profumazione di mela caramellata, questo l'avevo già aperto perché ero troppo curiosa. All'interno di questa pallina natalizia c'è la crema mani, identica a quella che vi ho fatto vedere prima, quindi sempre il profumo di mela caramellata. Poi ci sono queste 2 stelline, sono delle piccole bombe da bagno da inserire nella vasca e da far sciogliere, sono 12 grammi per ciascuna stellina, e anche questa è il profumo di mela caramellata, e veramente un profumo buonissimo, non vedo l'ora di metterle nella vasca. E poi sempre della stessa profumazione c'è anche il lip balm, il balsamo per labbra, e anche questo è buonissimo, veramente questa profumazione è buonissima e non vedo l'ora di iniziare ad utilizzare anche questi prodottini. Ho ricevuto poi anche questa box di Beautiful by Al Femminile. Questa è la box che hanno realizzato per il mese di dicembre, è una box dedicata proprio al Natale, alle feste natalizie, e all'interno c'erano, questa si chiama Beautiful Box, e all'interno c'erano diversi prodottini, alcuni li ho già utilizzati perché ero veramente molto molto curiosa. Allora, come ad esempio ho già utilizzato, ho già provato questi tatuaggi, sono dei tatuaggi dorati da applicare sulla pelle, quelli che si applicano con la spugnetta e l'acqua, veramente in modo molto molto semplice. Durano poco perché durano un paio di giorni, poi si rovinano abbastanza velocemente perché li ho provati per il Natale, insomma per le feste natalizie, come potete vedere, però durano veramente molto molto poco. Poi all'interno c'erano anche questi ancora non li ho provati, questi 2 struccanti in versione mini da utilizzare anche, magari da mettere in borsetta e utilizzare quando sei fuori casa, però credo che li utilizzerò per struccarmi qua a casa alla fine perché non mi è mai capitato di struccarmi fuori casa. Poi all'interno di questa scatola, veramente molto molto carina, c'era questo ombretto sempre di Beautiful by Al Femminile. Questo è un ombretto duo, da una parte c'è questo ombretto glitterato nero e dall'altra questo ombretto dorato sempre glitterato. Questo ancora non l'ho provato, ma sono veramente molto molto curiosa. Poi c'era il mascara, sempre ovviamente di Beautiful by Al Femminile, che però ho già utilizzato e ce l'ho nella mia vanity table, quindi me lo sono dimenticata, insomma di inserirlo nella box. Poi questo smalto glitterato, insomma con le pagliette dorate, è bellissimo. Peccato che non lo posso utilizzare perché ho il gel sulle mani,
però è veramente bellissimo, quindi probabilmente lo farò utilizzare, lo farò provare a mia mamma. E l'ultimo prodotto che ho trovato all'interno della box è stata questa palette di illuminanti della Essence. Ci sono due illuminanti shimmer e poi invece c'è questo illuminante color cipria molto 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 chiaro, che invece è un illuminante matte. Questi ancora non li ho provati, sono veramente curiosissima di provare anche questa palettina della Essence. Un'altra cosa che ho ricevuto che mi è piaciuta veramente molto è stato questo vassoio di legno un po' rovinato, un po' rustico, veramente molto carino, con tutti questi sassolini bianchi sopra, non so se si vede inseriti sopra il vassoio, e poi ci sono questi quattro bicchierini con il nastrino, con questo nastrino e il cuoricino tipo in gesso bianco. Sono veramente carinissime questi bicchierini e li ho posizionati, adesso li abbiamo in cucina perché qua in camera mia veramente tantissime cose, quindi li ho posizionati in cucina sulla mensola della cucina e è veramente un set molto molto bello, molto grazioso. Poi l'ultima cosa che ho ricevuto per Natale e che è stata la prima cosa che ho utilizzato, che ho indossato, è stato lui, aiuto, il mio amatissimo cappottino di Zara. Me l'avete visto su Instagram perché me l'ha regalato Ste, questo, me l'ha dato un giorno di Natale, ma la notte, quindi il 24 dicembre ho festeggiato insomma la vigilia di Natale, poi sono andata da lui a dormire e ci siamo scambiati i regali, quindi la mattina di Natale poi l'ho subito indossato. È veramente fantastico, ce l'ho uguale anche nero, ve l'avevo mostrato nel video che se ancora non l'avete visto vi lascio qua nelle schede. Però quando ero andata, insomma, sono stata da Zara ad acquistare il cappottino a provarlo, ero con lui e avevo provato anche la versione grigia e mi ero follemente innamorata di questo colore. Però alla fine ho scelto di acquistarlo nero perché un cappottino nero non l'avevo, mi mancava, mentre invece per quanto riguarda il grigio, l'anno scorso ho acquistato sempre da Zara un poncio comunque sui toni del grigio e quindi ero ricaduta sul cappottino nero. Però lui ha visto, insomma si è accorto che mi piaceva veramente molto, che avevo lasciato il cuore a questo cappottino e me l'ha regalato lui per Natale. È veramente bellissimo, tiene molto molto caldo, cioè non so, fantastico, mi piace tanto, veramente tanto. Questo appunto è tutto grigio, è identico a quello che ho nero perché è lo stesso identico modello. Ha le tasche veramente molto grandi sul davanti e la cosa che mi piace tantissimo è il cappottino. Il pelo che è veramente molto molto chiaro e con i miei capelli risalta molto quel colore nuovo dei miei capelli. Da quando l'ho ricevuto lo sto veramente indossando tutti tutti i giorni e ne sono follemente innamorata. Sono veramente molto molto contenta di questo regalo. E niente, vi ho fatto vedere tutti i regali o quasi tutti i regali che ho ricevuto per Natale. Fatemi sapere qua sotto nei commenti qual è stato il vostro regalo di Natale preferito o quali sono stati i vostri regali in generale di Natale. Vi mando un grosso bacione e vi ricordo che c'è un giveaway aperto sul canale, quindi se ancora non avete partecipato e volete farlo, vi lascio il link sia qua nelle schede ma anche qua sotto nell'info box. Niente, io spero di avervi tenuto compagnia, vi mando un grosso bacione e se tutto va bene ci vediamo venerdì con un nuovo video. Ciao!